Buonasera a tutti appassionati di basket, ci ritroviamo dal Pala Cattani, prima partita della stagione 2016-2017 della Arechico Raggi Solaris Caffè. Qui a ospite a Faenza c'è la formazione sarda dell'Accademia Sustentu Sestu, l'unica formazione sarda di tutta la Serie B, una partita che Faenza deve assolutamente vincere dopo il passo falso in casa del Basket 2000 Reggio Emilia dell'esordio, una partita che diciamo anche difficile da commentare perché davvero la squadra ha lasciato la testa a Faenza domenica scorsa, non era neanche in campo, una brutta battuta d'arresto. Come dicevamo, oggi debutto casalingo, c'è tanta attesa, la parola oggi è soltanto una sola: vincere ad ogni costo. Sì, importante vincere anche per iniziare diciamo un passo positivo dopo la prima sconfitta in campionato. Poi oggi è importante anche perché è anche l'esordio casalingo e si vuole subito entusiasmare anche il pubblico di casa, che è sempre stato un fattore importante per l'Arechico. Chiaramente chi parla è Luca Del Favero, oggi supportato dal mio fido aiutante assistente Mario Flauret, anche lui è entrato quest'anno in tutto e per tutto nell'ufficio stampa dei Radio Solaris Faenza, cura tutto il settore giovanile del Basket 95, della Radio Solaris Academy, tanti bambini che vediamo qua pronti per tifare i loro beniamini, vedrete tutto quanto legato alla squadra sul sito www.raggisolaris.it. Ma andiamo ora con la partita vera e propria. Faenza con la maglia bianca, con il numero 5 Perin, il numero 11 Casadei, il numero 12 Penserini, il numero 13 Iattoni e il numero 9 Donadoni. Rispetto alla partita di settimana scorsa, Scandiano dunque parte in quintetto Donadoni, il giocatore classe 97 che ha già dimostrato di starci molto molto bene in questa categoria. Andiamo ora a vedere i giocatori invece di Sestu, una delle quattro neopromosse insieme a Iseo, Reggio Emilia e San Vendemiano. Vado ora a vedere bene i numeri, che non sono facilissimi da vedere. Ecco qua. Allora, numero 4 il playmaker Graviano, numero 5 Elia, numero 13 l'argentino di naturalizzato diciamo per l'età nelle giovanili disputate appunto in Italia, la Guzzi, numero 21 Manetti, numero 11 Villani, il capitano. Si parte subito, primo pallone, primo possesso in mano a Faenza, entrambe le squadre hanno perso all'esordio, dicevamo Faenza che ha perso appunto contro Reggio Emilia, mentre invece ha perso contro Padova in casa Sesto. Intanto Iattoni, primi due punti di Faenza acclamati da un ottimo boato del pubblico che anche oggi, nonostante si giochi alle 16:30, è comunque presente, sta arrivando qui al Pala Cattani. Ora Manetti prova a sfidare il suo avversario, desiste, fuori, tiro cortissimo del numero 13 Laguzzi, rimbalzone di Faenza, palla in mano a Perin, ottima palla per Casadei, fuori per Perin, Faenza gioca sempre per linee esterne, poi Manetti ci mette la mano e recupera il pallone, desiste Villani sotto per Laguzzi, ma non si capisce con i compagni. 10 secondi per imbastire un'azione, si prende la linea di fondo, commette in frazione di campo. Diciamo che sono passati, è passato un minuto e quattro, ma se non altro le facce dei giocatori di Faenza sono ben diverse rispetto a quelle di settimana scorsa. Sì, facce diverse, si vede soprattutto nella fase difensiva, molto ordinata per adesso quella faentina. In attacco sono partiti giocando, molto coinvolto Casadei, che parte in quintetto al contrario della prima partita di campionato, e un altro cambio quello di Donadoni in quintetto, magari per puntare sull'entusiasmo di un giovane che ha fatto bene in pre-season. A dimostrazione anche delle tante soluzioni tattiche che ha appunto coach Regazzi, 10 giocatori, 10 da poter sfruttare. Rimessa nelle mani di Perin, prova a sfidare l'avversario fino in fondo, corto, allora Graviano recupera il pallone, Graviano uno dei pochi confermati di Sestu dopo la promozione dello scorso maggio, ora il numero 13 Laguzzi, tiro invece troppo lungo, palla di Casadei nelle mani di Perin. Un minuto e 30, poco più, passato di questo
Primo quarto, Donadoni, palleggio tra le gambe, scarico fuori per Perin, sfida ancora il suo marcatore, fuori per Donadoni, poi c'è fallo in attacco di Perin. Primo fallo di Perin, primo fallo della partita, fischiato dall'arbitro Edoardo Ugolini di Forlì, quindi quasi, gioca quasi in casa. Il primo arbitro invece è Daniele Colella di Bologna, quindi come era avvenuto anche settimana scorsa che erano due arbitri del bolognese, questa volta due arbitri dell'Emilia Romagna. Palla dunque nelle mani di Sestu con Manetti, buona la difesa di Faenza, pressante, fa fatica a trovare vie interne Sestu, che ricordiamo ha segnato solo 47 punti all'esordio, Faenza ne ha segnati 50, entrambi con polveri piuttosto bagnate. Elia prova un tiro un po' forzato e poi c'è il rimbalzo di Manetti, ma in qualche modo va nelle mani di Faenza. Adesso però è anche arrivato un po' il momento di segnare, perché passati 2 minuti e 20 e non sono ancora arrivati i canestri. C'è soltanto un canestro, scusate, Casadei fa e disfa, ma recupera il pallone e ora si riparte. 9 secondi per costruire l'azione. Perin fuori per Donadoni, prende la tripla, sbaglia e rimbalzo di Sestu. Altro dato importante, questi sono buoni tiri, che poi si segna o meno, ma sono costruiti davvero bene. Sì, sono tiri costruiti bene, ancora una volta molto partecipe Casadei, che è un giocatore di qualità, nonostante sia un lungo, è quasi un playmaker aggiunto per la squadra faentina. Ma ancora più importante secondo me la fase difensiva, Faenza molto ordinata, ha costretto gli avversari a prendersi sempre tiri difficili anche, e sta difendendo molto bene anche sui blocchi. Fallo proprio di Casadei, primi liberi della partita nelle mani del numero 21 Manetti, l'abbiamo visto l'anno scorso a pochi chilometri di qua vestire la maglia dell'ora sì Ravenna in Serie A2. Prima esperienza per lui in Serie A2, segna intanto il primo libero, 2-1, 2-2. Dunque 3 minuti esatti sono trascorsi e punteggio minimo 2-2. Tiro cortissimo di Attoni, poi per fortuna chiede anche scusa ai compagni, poi il giocatore di Sestu tocca il pallone, quindi diciamo che alla fine comunque Faenza recupera lo stesso la rimessa dal fondo. La Recchico come campeggia sulle maglie della squadra, quest'anno è il main sponsor dei faentini, che non avevano mai avuto sponsor fino alla scorsa stagione. Bel movimento di Perin, bel piazzato, errore, poi vediamo cosa fischia, un fallo chiaramente al giocatore in maglia blu, no, invece a Donadoni. Fallo in attacco a Donadoni, secondo fallo diciamo di Faenza in attacco, terzo di squadra, ne hanno uno Perin, uno Casadei e uno appunto Donadoni. Non tira benissimo Faenza, l'1 su 4 dal campo, questa è un po' una, diciamo, una stranezza se pensiamo che nella pre-season, nella lunghissima pre-season composta da 15 partite, Faenza ha segnato più o meno 80 punti di media. È un chiaro segnale che deve soltanto essere aggiustata la mira. Iattoni fuori per Donadoni, Casadei su di lui, ci mette la mano il suo marcatore, allora deve passarla Perin. Penserini, bravo fino in fondo, il movimento, segna e subisce il fallo e ce n'è per tre. Non me ne voglia Sestu, ma l'idea è che se Faenza osa un pochino sotto canestro, Sestu fa fatica. Canestro di talento attaccando il centro. Faenza che in attacco sta giocando bene, eseguendo bene, infatti ha trovato anche soluzioni buone che però non è riuscita a concretizzare finora, perché forse è mancata un po' di pulizia tecnica, qualche passaggio sporcato, qualche tiro non entrato, però per adesso il gioco espresso è buono. Tre punti dunque per Penserini, completa il gioco da tre punti, 5-2 per Faenza e diventa anche il miglior marcatore dell'incontro con tre punti Penserini. Bel movimento del numero 11 Villani, canestro, il tiro però un po' troppo lungo, chiede il fallo il numero 5 lì, gli arbitri non se ne ravvedono, Casadei pesca il pallone fuori per Iattoni, poteva tirare ma desiste, poi con un tiro non semplicissimo Iattoni va a sbagliare e la palla è ancora nelle mani di Sestu. Buon movimento da pivot e bel canestro del numero
13 Laguzzi, 5 a 4. 5 e 28 invece sono i punti, minuti che mancano al termine di questo primo quarto. Poco fa il fallo è stato commesso da Villani, quello che ha portato in lunetta Penserini. 2 secondi per il tiro, 1, Iattoni ha un'autostrada davanti e la sfrutta fino in fondo. 4 punti per Iattoni, 7 a 4. Parlavamo poco fa delle tante soluzioni tattiche di Faenza, dei tanti giocatori. Bisogna vedere ora però anche come risponderà Sestu, perché sì, sulla carta tutti 10 i giocatori del roster, ma ricordiamo che Pilo è in dubbio, non si è praticamente mai allenato in settimana, mentre Trionfo e Melis, che infatti non sono ancora entrati in campo, hanno avuto febbre alta fino a ieri, dunque hanno preso parte alla trasferta, ma bisognerà poi vedere se giocheranno. E attenzione soprattutto a Pilo, miglior marcatore con 12 punti contro Padova all'esordio, e anche a Trionfo, che lo scorso anno è andato alle Final Four di Montecatini di Serie B con Montegranaro. Si riprende a giocare dopo aver pulito il campo, 4:50, palla ancora nelle mani di Sestu con il numero 4 Graviano, scarico, bella azione, triple è sfortunato, il giocatore in maglia blu, ma il rimbalzone è nelle mani di Laguzzi. Poi palla affidata a Capitan, a Elia, scusate, ancora Laguzzi, palla fuori, forse c'è anche un'infrazione, ma desiste e muore coi 24 secondi. Direi che un'ingenuità, era liberissimo il giocatore per tirare. Era ingenuo, ma ancora una volta il merito di Faenza in fase difensiva, che infatti finora in quasi 6 minuti di gioco ha concesso solo 4 punti all'attacco avversario, mentre in fase offensiva bene le soluzioni che vengono dai talenti individuali. Abbiamo visto Penserini, abbiamo visto Iattoni con canestri importanti che sono arrivati quando Faenza è riuscita ad aprire il campo con i giusti tempi e con i giusti spazi. Perin, palla in mano, 4 minuti al termine della prima frazione. Perin spara la tripla, 10 a 4, ed è un po' anche una liberazione questa per Faenza. Ricordiamolo, settimana scorsa 0 su 10 nel primo tempo, qualcosa di aberrante, anche perché 19 punti nel primo quarto, probabilmente se andiamo a giocare io e Mario al campetto ne facciamo di più. Bella palla recuperata da Donadoni che va fino in fondo. 12 a 4, chiama timeout coach Sassaro. Questa è la Faenza che vogliamo vedere. Questa è la Faenza che vogliamo vedere, e buona difesa porta a buon attacco. L'abbiamo visto come due giocate difensive importanti abbiano portato due canestri. Uno di puro talento di Perin, che si è preso la tripla, diciamo, quasi con l'uomo in faccia, invece l'altro in contropiede di Donadoni. E anche il pubblico sembra seguire la squadra adesso. Assolutamente, pubblico che appunto sta facendo il tifo per far diventare il Palacattani un fortino inespugnabile, come è sempre stato nelle scorse stagioni, tranne lo scorso anno in Serie B. Tra l'altro ricordiamo che oggi è la prima delle due partite consecutive in casa, settimana prossima arriverà Orzi Nuovi, una delle squadre costruite per vincere, e come giustamente ha detto in settimana Perin, bisogna vincere sia per il morale, sia per la classifica, sia per poi arrivare con ancora più convinzione nei propri mezzi contro Orzi Nuovi. Doppio cambio intanto per Faenza, è entrato, anzi no, un cambio solo, scusate, Silimbani, no due, Silimbani e Pini. Dunque adesso ci sono Casadei, Silimbani sotto canestro, Pini, Penserini e Perin. Sono dunque usciti Donadoni e Iattori, 3 e 39 alla fine del primo quarto. Infrazione da parte di Sestu, che sembra un pochino aver smarrito la bussola negli ultimi minuti, mentre Faenza dal canto suo ha aumentato le percentuali, siamo sul 5 su 10, 50%. Casadei si prende la tripla, spara, sbaglia sotto canestro, però in qualche modo Faenza recupera il pallone. Silimbani, vediamo se fa il suo movimento da centrone, e diciamo che sembrava un po' il Jabbar dei tempi d'oro. Sì, dai, ha tolto anche un po' le castagne dal fuoco, perché l'attacco era andato fuori ritmo dopo un tiro costruito non benissimo.
da Casa Dei, ma è importante in questo momento continuare con la difesa forte e continuare ad eseguire in attacco per non far rientrare in partita gli ospiti che in questo momento effettivamente stanno faticando molto, soprattutto in fase offensiva. Fa molta fatica infatti Sestu, che ricordiamo la sempre 5 che hanno iniziato l'incontro. Forse questo è un primo segnale che effettivamente le forze dei tre di cui citavo poco fa, Melis, Trionfo e Pilos, saranno un po' centellinate. Vediamo ora, Manetti si prende il piazzato, buon tiro ma non va, poi nel traffico segna fallo, commette fallo, credo Silimbani, no, Di Pini. Due liberi. Intanto c'è uno dei due tabelloni errato che dà 5 falli a... infatti mi sembrava strano che se commesso 5 falli Sesto, invece ne ha uno, come poi si vede nell'altro, cioè una piccola discrepanza. D'altronde è il primo giorno di scuola per tutti oggi, per cui ci sta che anche un pochino le strutture siano un po' così. Questo palazzetto che ha visto davvero tanto, tanto sport, tanto basket in questi anni. Intanto va Sestu a segnare il primo dei due liberi a disposizione, il numero 13 Laguzzi. Segna anche il secondo. 14 a 6, 4 punti per Laguzzi. Curioso che dei 6 punti segnati 4 sono arrivati dai tiri liberi. Questo la fa abbastanza, è un dato abbastanza importante che fa capire come sia stia tirando con percentuali basse Sesto, sia proprio dei problemi qui. Fallo di Trionfo, intanto è entrato in campo Trionfo, dunque pur essendo febbricitante fino a ieri a qualche minuto nelle gambe, Benedetti e Boero entrano al posto di Casadei e Pini. Quintetto decisamente basso adesso con i due play guardia. Sì, quintetto con due trattatori di palla, forse di sicuro per dare un po' di riposo anche a Perin, che è fondamentale con la sua inventiva per l'attacco faentino. Hai detto un dato importante, quello dei tiri liberi e dei falli di squadra. Il fatto che Faenza sia già in bonus non è necessariamente una statistica negativa, perché indica comunque una squadra che si è sbattuta in difesa e è stata molto aggressiva, infatti si vede dal risultato che adesso è 14 a 6. E di contro appunto Sestu, che ne ha commessi solo due, è il discorso opposto, infatti una squadra che in certi frangenti pare un po' timorosa. Buon rimbalzo di Laguzzi, 6 punti. 14-8 più 6 Faenza, era il giocatore, uno dei giocatori più pericolosi, lo sta facendo vedere a suon di punti. Sbaglia intanto Faenza, ancora rimbalzo per Sesto, attenzione perché questo potrebbe essere un possesso importante anche per il morale. Poi sbagliano tutto, non si capiscono i due giocatori sardi, e allora se la rimessa dal fondo per Faenza, 1-43 dal primo mini riposo. Entra Elia al posto di Manetti, anche questo è un altro dato che fa capire come voglia metterla sulla velocità anche coach Sassaro, che anche lo scorso anno era sulla panchina dell'Accademia Sustentu Sesto, i Pirati, come la loro mascotte, come la loro nomea. Benedetti liberissimo, sbaglia, poi nel traffico prende il pallone, bravo Benedetti, sfortunatissimo in questi casi qui, non si può che dire ritenta, perché ha fatto tutto quello che doveva fare il numero 10 Faentino, vice capitano da quest'anno. Primo, ricordiamo che il capitano è il numero 6 Gigi Boero. Bel movimento di Elia, poi il rimbalzo di Pini, il rimbalzo è già l'ottavo per Faenza, che ha un buon dominio sotto canestro. Palla fuori per Penserini, scarico proprio per Benedetti, fuori Boero, prova la tripla, Boero sbaglia, Laguzzi prende il rimbalzo. 44 secondi alla fine del primo periodo. Graviano, 13 secondi per costruire un possesso. Bel gioco a due, Graviano fuori
per un compagno, prende il tiro, chiede anche il fallo il numero 11 Villani. Peccato per questo calo nel finale di Faenza, per questo break di 6-0 dovuto proprio a un momento così di calo. Sesto ha fatto vedere che ovviamente non ci sta a fare la vittima sacrificale, tutt'altro, è una squadra che basta davvero poco per farla innescare. Silimbani ancora sotto e ancora Silimbani sbaglia, poi il rimbalzo va nelle mani di Penserini, errore, finisce qui il primo quarto con la Rechicco avanti 14-10. Si ritorna in campo sul 14-10 per la Rechicco Faenza, che ha subito un break di 6-0, un break ancora aperto, peccato veramente per quegli ultimi minuti che hanno un po' rovinato quanto ha fatto in precedenza Faenza. Sì, peccato, Faenza era partita molto bene, poi nel finale si è fatta un po' recuperare, ma i finali di quarto sono sempre, diciamo, un territorio un po' difficile da gestire. È importante adesso cercare di riprendere il panino del gioco, di fermare l'emorragia e cercare di fermare soprattutto anche difensivamente la verve realizzativa degli ospiti, difesa che in effetti è mancata in finale di quarto ed era stato il fattore forse più importante che aveva permesso a Faenza di costruire il vantaggio poi recuperato fino al 14-10. Si ritorna in campo dunque con il numero 4 Graviano, il numero 5 Elia, il numero 10 Trionfo, il numero 11 Villani e il numero 10 Trionfo. Per quanto riguarda Sestu, Faenza invece che presenta Iattoni, Benedetti, Boero, Silimbani e Penserini. Dunque più 4 per Faenza. Vediamo se Coach Legazzi ha un po' svegliato la squadra durante i due minuti di sospensione. Palla fuori, è liberissimo il giocatore di Sestu, ma il tiro è poco più che un cross che finisce nelle mani di Penserini. Benedetti che fa ora il playmaker sotto per Silimbani. Silimbani contro Laguzzi, bel movimento di Silimbani, sfortunato, davvero sfortunato. E ora può spingere sull'acceleratore il numero 11 Villani, il fallo è di Penserini. Primo fallo per lui, secondo fallo, scusate. Esce proprio Penserini, al suo posto entra Perin per dare magari un pelo più di ordine. Due liberi dunque per Capitan Villani, che ha due punti, 3 ora, 14-11. Ed anche il miglior marcatore dell'incontro, sbaglia il secondo, 14-11, adesso però bisogna che Faenza faccia canestro, è davvero da un bel po' che non arrivano punti. Silimbani fuori per Benedetti, Faenza prova a far girare il pallone, Pini si prende la tripla, la mette, importanza siderale a livello psicologico questo canestro. Importantissimo perché aiuta Faenza a ritrovare fiducia anche nei propri mezzi individuali e in effetti Faenza sembrava un po', diciamo, fredda, un po' anche timida. Mi viene in mente i due tiri da tre sbagliati in finale di quarto di Benedetti e Boero, ma anche alcune soluzioni da sotto di Silimbani che non erano andate a segno, invece è importante questo canestro. 2 su 7 da 3 per Faenza, ma entrambi i tiri sono arrivati in momenti importanti. Qui Silimbani solissimo, se la dorme il suo avversario e Silimbani non può che ringraziare e riportare comunque Faenza sul più 8. Quindi diciamo che se non altro il tentativo di rimonta di Sestu è stato arginato. Ora sbaglia Laguzzi. Palla in mano ancora Faenza, Perin ha un'autostrada davanti, un appoggio in sottomano fin troppo facile, 21-11, si ritorna da capo dunque, più 10 Faenza, l'incubo
è alle spalle, e anche quest'ultima azione ha fatto vedere come Faenza davvero si spinge un pelo sull'acceleratore, poi arrivano anche i punti, break di 7-0 in un amen. Ora Melis, un altro giocatore febbricitante, intanto Boero non si capisce con Pini, allora la palla dall'altra parte per Villani. Questa è la palla a canestro, una palla persa banale, arriva poi un canestro subito, 21-13. Errore, poi c'è forse anche un fallo di Boero, gli arbitri non se ne vedono, Graviano dall'altra parte. È la testa il vero problema di Faenza, si è visto nelle tre azioni precedenti che hanno portato canestro, ma soprattutto nelle ultime due che hanno portato 4 punti. È la testa, la pallacanestro è un gioco di parziali, e anche questa partita in questo frangente è una partita di parziali. Senza testa i parziali li subisci anziché farli. Molto importante ad esempio che Silimbani sia quello di un minuto fa, dove ha fatto due cose importantissime: una con un tagliafuori offensivo dove si è smarcato, e un'altra dove ha liberato la strada per il compagno che è riuscito ad andare a fare canestro, e non invece quello di adesso che ha appena sbagliato un tiro da sotto. Un tiro da tre con una dinamica particolare, per dire, per così dire, del numero 5 Melis. Intanto è un po' nervoso il numero 11 Villani, ha provato ad attaccarsi, per così dire, con due avversari. Bravo Benedetti a recuperare questo pallone e a segnare il 23-15. Laguzzi dunque, scusate, Villani, storie tese, prima con Pini, poi con Boero. Intanto doppio cambio, Melis e Passaretti sono pronti ad entrare. Dunque mette in campo tutti, bellissima palla recuperata da Perin, poi bravo a recuperare il numero 4 Graviano. Cambio per Faenza, esce Benedetti, entra Donadoni, entra Iattoni, esce Boero. Dall'altra parte invece escono il numero 13 Laguzzi, il numero 11 Villani, entrano Melis e Passaretti. Dunque 8 giocatori mandati in campo da Sestu, 9 invece quelli di Faenza, e 5:50 di una partita che sta volando. Anche in questo quarto soltanto un fallo totale, quello segnato da Faenza. Faenza che tra l'altro ha commesso 6 falli totali, tutti divisi. Può essere importante anche questo. Perin fuori per Pini, che prende la tripla, sbaglia, rimbalzo, ma poi Donadoni che recupero, Perin sotto per Iattoni, tutto facile per Faenza, 25-15. Ancora una volta Faenza fa e disfa e ritorna a più 10. 5:30 all'intervallo, Graviano palla in mano, Casadei intanto sul cubo del cambio. Melis scarico fuori per un compagno, sbaglia, è anche sfortunato però Sestu, perché già la seconda azione che viene spruzzata via dal canestro. Poi ottimo ball handling di Perin, bella palla per Silimbani, due non si capiscono. Entra Casadei al posto di Silimbani, che viene applaudito da ragazzi, da Belosi, da Gresti, da tutto lo staff. Davvero sfortunato, soprattutto in quel appoggio in cui ha trovato soltanto il ferro. 5:10 all'intervallo, 25-15. In entrambe le squadre non hanno certamente percentuali altissime, ma quanto basta, soprattutto perché oggi Faenza, come lo abbiamo ricordato in apertura, deve assolutamente vincere. Graviano, Donadoni ci mette il corpo, qui Donadoni si lamenta, ma direi che questo è fallo tutta la vita. Sì, ha provato, è stato innanzitutto bravo a concedere il fondo, e che a prescindere da quelle che potrebbero essere le indicazioni tattiche di coach, ragazzi, è quello che si insegna di fare di solito, però poi era in ritardo, ha cercato di chiudere sulla linea di fondo ma era in ritardo. In precedenza lezione di ball handling di Perin, poi però ha cercato un passaggio difficile, ma una palla persa che ci sta quando provi a correre, quando difendi forte e sei, diciamo, anche un po' sulle ali dell'entusiasmo. Time out intanto richiesto da coach Sassaro, ci è un dato importante, il dato dei rimbalzi, 18 Faenza, 12 Sestu.
si è visto soprattutto anche per quanto riguarda i secondi tiri, che sono più o meno andati dentro, ma la cosa interessante è anche il solo tiro libero concesso da Sestu. E come dicevamo poco fa, è una squadra che comunque non mette molto le mani addosso agli avversari, un pochino timidina, e questo si sta vedendo. Intanto mi correggo, Penserini ha un solo fallo, poco fa ero stato tratto in inganno dallo speaker che ne aveva conteggiati due, invece l'unico che ha due falli per Faenza, ma di tutta la partita, è Donadoni, che l'ha commesso poco fa. Per Faenza invece è il secondo fallo di questo quarto, 0 per Sestu, che ha due falli finora commessi in totale. Dunque, anche per questo che sta davvero volando via questa partita. Rimessa per Sestu, palla fuori per Trionfo, su di lui Iattoni, Graviano, si arrabbia con un compagno, non le manda a dire. Il giocatore di Sestu, 6 secondi, manovra un po' confusa in attacco, poi palla persa, va nelle mani di Perin, Iattoni, ancora Perin, 4:38 all'intervallo, Iattoni sotto per Casadei, perde palla, però queste palle recuperate sono davvero importanti, e Sestu mostra di avere un po' le idee confuse effettivamente in attacco. Idee confuse, mi sembra di aver visto un passaggio a zona 2-3 di Faenza, quindi forse ancora più confuse. L'ultima azione offensiva, giocato il pick and roll per In Casadei, ma poi dopo il passaggio della sponda non era ben allineato e se ne è accorto anche coach Ragazzi, che l'ha detto al suo giocatore. Sì, peccato davvero, questi giochi a due sono stati creati bene, ma poi un'altra palla recuperata ancora da un fantastico Donadoni, che va fino in fondo in sottomano. Mamma mia, questo è un 97 al debutto in B. 97 con una gran tecnica, un gran carattere e qui anche un'ottima lettura, che ha accompagnato un'altra giocata difensiva già buona, che è stato il raddoppio in post di Faenza, che ora perde una palla in contropiede dopo averne appena recuperata un'altra. Ma è tanto tanto reattiva Faenza, quindi anche se c'è questa palla persa ci prendiamo quanto di buono abbiamo visto in precedenza. Esce Pini, entra Penserini, dall'altra parte invece sta per entrare il numero 11 Villani, vediamo chi esce. Il numero 10 Trionfo si lamenta, intanto il numero 5 Melis con l'arbitraggio. Finora mi sembra un arbitraggio tutto sommato lineare, tra l'altro il primo arbitro Calella va a parlare anche con coach Sassaro, poi anche Trionfo va a parlare, diciamo che tutti parlano un pochino, tutti hanno da dire la loro. Fatto sta che si ricomincia a giocare, 3:34 all'intervallo, palla 2 tra Casadei, si lamenta ancora il giocatore di Sestu, ma forse il discorso è che Faenza ci mette più fisicità e questo è il vero problema di Sestu. Sì, Sestu sembra un po' timida in attacco, poco aggressiva, Faenza sta difendendo veramente bene, sta approfittando dei difetti che presenta la manovra offensiva avversaria in questo momento. Potrebbe approfittarne ancora di più forse se facesse meno palle perse, ma sono palle perse che ci stanno e vediamo adesso come esegue. 8 sono le palle perse, intanto grande gioco a due tra Casadei e Donadoni. Donadoni però non riesce a finalizzare, 3:10 alla fine. Poco fa intanto è entrato il numero 21 Manetti al posto del numero 16 Melis, che non sta benissimo. Grande azione, grande passaggio di Melis per il numero 18 Passaretti, uno look d'applausi, applaude infatti il Pallacattani, anche quello di sponda Faentina, praticamente tutto di sponda Faentina, che ovviamente non è semplice fare una trasferta da Cagliari fino a Faenza. Davvero una bella giocata, poi Perin fino in fondo sbaglia, forse
è qui che Faenza deve un attimo sfruttare di più queste azioni, anche perché anche in questa azione Perina ha un pochino spinto sull'acceleratore ed è andato bene. Qui Iattoni commette il suo primo fallo, due tiri per il numero 18 Passaretti. Forse c'era fallo anche prima di Iattoni, poi è stato commissionato quello dopo. Passaretti sbaglia, ma gli zero falli di Sestu sono incredibili, come i due falli in 18 minuti. Sì, ma aspetto effettivamente una Sestu che, se nella seconda metà di partita vorrà provare a rimontare, probabilmente alzerà anche il livello atletico e metterà un po' più le mani addosso alla squadra faentina. Fallo ora del numero 5 Melis. Di quell'ia, scusate. E palla sotto, Casadei recupera, poi sbaglia, rimbalzone di Donadoni, è successo di tutto, vediamo cosa gli arbitri vanno a sanzionare. Fallo Donadoni. Terzo fallo di Donadoni, e questa è una gran brutta notizia. Infatti corre ai ripari inserendo Benedetti, diciamo che nel bene e nel male, prima abbiamo detto ottimo 97 per Grinta e tutto, qui effettivamente con un po' più di esperienza magari questo fallo non lo commetti. Sì, un fallo di inesperienza, anche perché è il secondo fallo che gli viene fischiato come fallo in attacco su rimbalzo. Peccato, perché stava trascinando la squadra, magari non sempre con i punti, ma anche difensivamente era una bella presenza. Però Penserini rimette le cose a posto prendendosi fallo. Intanto incavolatissimo il numero 5 Elia con Passaretti, se lo mangia letteralmente, commette fallo su Penserini. Comunque Elia è riuscito, se non altro nel suo compito, almeno di non regalare un canestro già fatto a Penserini, dunque avrà due liberi Pens. Intanto è arrabbiatissimo anche con coach Sassaro Elia. Penserini intanto segna il primo libero, e adesso abbiamo capito che anche poco fa non se l'aveva tanto con l'arbitraggio, ma proprio con i compagni. Sbaglia il secondo Pens, 28-18 comunque. E bello questo pressing di Faenza a tutto campo. Benedetti in difficoltà, Villani riesce comunque a passare il pallone a Elia, 10 secondi per imbastire un'azione, ruba, perde palla Elia, fino in fondo Perin, fino in fondo, 30-18, time out per Sestu. Applausi per questa richicco. Applausi meritati, perché sta difendendo veramente bene, molto aggressiva. Ed è un time out obbligatorio quello per Sestu, per cercare di non fare andare via Faenza prima che sia troppo tardi e che, diciamo, non chiuda ma faccia buoni passi avanti già prima del break di metà partita. E sono 10 le palle recuperate da Faenza, un motivo ci sarà, e infatti il più 12 è spiegato anche da questo. 1:31 alla fine del primo tempo, con Faenza che sembra avere ampiamente le redini del gioco in mano. Chiaramente il basket ci ha abituato a tutto il contrario di tutto, però. E sono, attenzione, 15 quelle dal canto suo perse da Sestu, ma un altro dato che mi piace molto è quello dei 6 assist. Effettivamente si sono cercati molti giocatori di Faenza, poi a volte la palla non è arrivata nelle mani, ma davvero il gioco di squadra sembra già essere ben oliato. Sì, ed è fondamentale, perché anche quando hai una squadra che magari può contare su giocatori che sono forti individualmente, sono in grado di crearsi il proprio tiro da soli, ma è molto più facile farlo quando la difesa è mossa dal gioco di squadra.
1:20 all'intervallo, palla in mano a Delia, su di lui ci va Benedetti, è entrato poco fa al posto di Doradoni che ha commesso tre falli, pensierini per Dell'Attimo, e però alla fine conquista comunque la palla. E anche in questo caso Elia va a lamentarsi con un compagno, direi fino ad ora arbitraggio ineccepibile, perché non c'è stato fondamentalmente nulla di rilevante da sanzionare. E come si dice in questi casi, quando gli arbitri non sono protagonisti vuol dire che sono bravi. Iattoni sfida l'avversario, fuori per Benedetti che mette il triplone, 33-18 più 15, vola ora Faenza, quinto punto di Benedetti. Continua la pressione di Faenza, Casadei contro un avversario, un mismatch notevolissimo, ennesima palla recuperata da Penserini, sotto per Iattoni, scarico, poi va nelle mani di Sestu, peccato perché veramente Faenza poteva essere premiata con un'altra azione, con un altro canestro. E lì a palla in mano, si arrabbia poi con Penserini e poi c'è il fallo per l'Arechicco a Penserini, secondo fallo, 22 secondi all'intervallo, massimo vantaggio raggiunto poco fa da Faenza. Due liberi per Elia, pensa che ha raggiunto il bonus. Vai Elia, sbaglia il primo, 33-18. Segna il secondo e anche il primo punto per Elia, 33-19 più 14, 17 secondi. Faenza può chiaramente tenere palla fino alla fine, vediamo come costruirà questo attacco. Iattoni, Penserini, bella circolazione di palla per in sotto, Casadei viene preso e fatto cadere. Non ci sarà ovviamente nessun libero perché è il terzo fallo di squadra. Casadei dunque non ha i liberi, ma c'è il time out da parte di coach Regazzi. Facciamo un gioco, Mario, su chi punteresti tu per dare l'ultima azione nelle mani a Faenza quando mancano 4 secondi 8 decimi. Visto che ha appena messo una tripla, io la darei a Benedetti, visto che credo che sappia anche lui che quando tira in maniera decisa è in grado di segnare, l'abbiamo appena visto, e magari vuole dimostrare che adesso è entrato in partita anche con la testa, allora vuole prendersi questa tripla qui che è importante per chiudere il quarto su una nota positiva. È in fiducia, come si dice ovviamente in questi casi, è chiaramente un'opzione più che probabile, anche se andando a vedere i nomi dei giocatori, Benedetti, Casadei, Attoni, Perine, Penserini, giocatori in campo, direi che se escludiamo soltanto quello che darà la rimessa, forse tutti gli altri possono tranquillamente anche andare a tirare, per cui la da Benedetti, quindi forse il tuo euro lo perdi, però chissà, chissà, chissà. Si rientra intanto in campo, non ci sono cambi nelle due squadre. Benedetti, Casadei segna allo scadere, 35-19, regala anche il massimo vantaggio per l'Arechicco, si va all'intervallo con l'Arechicco in vantaggio di 16 punti sull'Accademia Sustentu Sestu. Teoricamente sì, però si ritorna in campo per il secondo tempo, 35-19 per l'Arechicco Faenza su Sestu. Che dire, un bel primo tempo per Faenza. Un bel primo tempo per Faenza che adesso deve aspettarsi la reazione degli avversari, che probabilmente incominceranno
diciamo, cercheranno di essere un po' più aggressivi anche, sia in attacco che in difesa, metteranno un po' più la partita sul piano fisico, e probabilmente il coach, ragazzi, se l'aspetta, ha detto ai suoi di continuare a eseguire, continuare a tenere il ritmo della partita alto e stare lì con la testa. Palla nelle mani di Sestu, numero 4 Graviano, numero 21 Manetti, poi vediamo Melis, il numero 11 Villani, 13 Laguzzi, Faiz invece con Silimbani, Casadei, Boero, Perin, Penserini e basta. Sono tutti qua, i 5 di Faenza. Errore di Manetti da 3, poi dall'altra parte errore anche di Perin, dunque la morale è che sono passati 30 secondi e Sestu spreca un altro pallone, ottimo Casadei che si mette la manona e dunque recupera palla. Casadei che ha segnato 2 punti poco fa al termine del primo quarto, del primo tempo, scusate. Buona palla recuperata da Laguzzi sotto per Manetti che poco contro Silimbani, sbaglia ancora Laguzzi, Silimbani. Mi piace molto questo Casadei in versione uomo squadra, tira poco ma dà molta 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 sostanza. Casadei è fondamentale per la manovra offensiva faentina perché è un giocatore che sa realizzare ma conosce benissimo il gioco a grandi doti di passatore, può portare blocchi molto importanti, per cui diciamo fa anche la funzione di oliare la manovra e utilissimo. Fare un attacco intanto di Silimbani e andando a vedere le statistiche di Casadei a supporto proprio del tuo ragionamento, ci sono le 3 palle recuperate e i 2 assist dati ai compagni, davvero una buona partita fino ad ora per Casadei con Faenza che ha distribuito in maniera davvero equa i punti, li troviamo Perin con 7 e 6 con Iattoni, praticamente hanno segnato tutti tranne Boero quelli che sono entrati in campo, dunque una coralità molto importante. Manetti sbaglia ancora da 3, singolare comunque che Sestu per la seconda volta costruisca un tiro per far tirare da 3 un lungo. Intanto Manetti commette fallo, è il primo fallo suo e il primo fallo anche di squadra. Rimessa dunque per Perin. Scorso anno abbiamo visto qui con la maglia di Livorno. Vediamo chi si libererà dei suoi compagni. Penserini. Ancora per Perin. Cade il suo avversario. Sfortunato a non trovare Silimbani. Poi la palla torna per Perin che tira. Diciamo brava Faenza, però quando il flipper ti premia così sono anche bei segnali. Brava Faenza ma anche gran palla di Penserini che ha avuto la lucidità dopo la situazione caotica di trovare Perin con un passaggio che ha tagliato il campo, passaggio a una mano dal palleggio, molto bello. Da 2 intanto il tiro di Perin, 37-19 dunque, 9 punto per Perin, ma ennesima palla recuperata da Faenza. Penserini, troppo ghiotta questa occasione per non prendere il triplone, questo invece è da 3, 40-19 più 21, vedi adesso la targa di Faenza, Sestu sembra davvero un buon allungo anche perché in questi primi 2 minuti e 30 del terzo quarto Sestu ha prodotto davvero poco, vedo anche un pochino di nervosismo e soprattutto vedo dei giganti sotto canestro da parte di Faenza perché tutto quello che passa dal di lì poi viene recuperato, ennesimo errore, ennesimo recupero da parte di Casadei che porta avanti anche palla, Perin, bella palla fuori per Boero, Boero da 3 sbaglia, sarebbe probabilmente esploso il palacattai, l'hanno già tutti in piedi i giocatori della Recchico in panchina come per esultare per un gol, diciamo che Gigi se la tiene magari per più tardi questo triplone. In qualche modo Laguzzi prende palla, prova a sfidare l'avversario, poi inciampa sul pallone, Penserini recupera palla, davvero Sestu abbastanza da rivedere. Bella palla sotto per Casadei, per Silimbani che sbaglia, sfortunato Silimbani, ha fatto tutto bene. Io non vorrei essere ripetitivo, ma Casadei che in quell'occasione lì non tira da 3 libero ma passa, vuol dire che davvero ha capito il famoso detto tutti per uno, uno per tutti.
Sì, ancora una volta abbiamo visto tutto il repertorio di Casadei, le sue doti di passatore, la sua visione di gioco. Tripla sbagliata di Boero in precedenza, ma abbiamo visto come Faenza si è entrata in campo con la testa giusta e Gigi si è arrabbiato dopo la tripla sbagliata nonostante fosse arrivata su una situazione di più 21. Adesso Casadei deve prendersi questa tripla perché sta per scadere il cronometro dei 24, è abbastanza pretenzioso, infatti non si arrabbia né lui né nessuno, e poco fa Laguzzi ha segnato il suo 8° punto mantenendo la leadership, se vogliamo così dirla, di essere il miglior realizzatore della sua squadra. Intanto mi chiedo venia, perché è arrivata una rettifica in questo momento, che Pilo non è neanche in panchina e c'è Vaccargiu, dunque quindi è stato un errore per quanto riguarda anche il tabellone della partita. Dunque Pilo, come si sapeva che era infortunato, probabilmente non è neanche partito oppure è in tribuna, fatto sta che dunque non c'è il miglior marcatore della prima partita contro Padova. Fallo intanto in attacco del numero 11 Villani, al secondo. Rimessa per Faenza, 5:40 al termine del terzo periodo. Pensierini, scarico per Casadei, i due non si capiscono, piccolo incidente di percorso, e dunque palla in mano a Sestu, ma deve veramente cambiare registro per riuscire a recuperare questo divario. Prova ora da tre, sbaglia, intanto se non vado errato non ha segnato triple, 0 su 7 da 3. Sestu, Silimbani, lui prova da tre, sbaglia, rimbalzo da parte di Sestu, 5 esatti al termine del terzo periodo. Si sono già abbassati anche un pochino i ritmi, non vorrei dire garbage time perché forse è un po' troppo presto, però sembra davvero che un pochino anche l'intensità sia calata. Sì, si sono abbassati, ma questo non va necessariamente male a Faenza, che avendo un largo vantaggio può anche, diciamo, approfittare dei ritmi bassi e cercare di gestire un po' la partita. Fallo adesso per Sestu, vai Lunetta Casadei, doppio cambio, escono Pensierini e Silimbani, entrano Benedetti e Pini. Due liberi per Casadei, Faenza finora a 2 su 3. Un fallo tecnico a questo punto qui. 2 su 2. 2 su 2 di Casadei, sì. Cioè siamo persi sinceramente questa azione, stavamo guardando le statistiche. 42 a 21. La morale è questa e palla ancora in mano a Faenza, che ha eguagliato il massimo vantaggio. Bravo Graviano a recuperare palla nelle mani di Perin, poi sbaglia, bel rimbalzone preso dallo stesso Perin che poi viene buttato a terra. Secondo fallo di Laguzzi. Deve essere stato un fallo antisportivo, qualcosa di fallo tecnico di Graviano, se non andiamo errati. Sinceramente ce lo siamo persi. Casadei sfida il suo avversario, bel movimento e quasi canestro, e ora è il momento di Casadei, si prende un attimo la scena anche lui. Fallo di Passaretti.
Chiesedei mette il primo. 43-21 e 44-21. 14 minuti al termine di questo quarto. Perin prende un colpo nella schiena, poi l'ennesimo errore, tra l'altro ha segnato due soli punti, sesto in questo terzo periodo. Rientra in campo intanto Donadoni, va sul cubo del cambio, Pini, Boero, Casadei, la palla schizza e rimessa a Faenza, esce Perin, entra Donadoni. Forse un po' presto, ma tra un po' magari qualche novità tattica, qualche cambiamento, qualche giochino si può provare, visto che ormai il più 22, il più 23, non me ne voglio Faenza, ma sembra davvero abbastanza in ghiaccio la partita. Non diciamo niente per scaramanzia, però magari nel quarto quarto, se la partita lo concede, sì, intanto esce Perin, speriamo non si sia fatto niente di grave, entra Donadoni che deve stare attento perché ha tre falli. Abbiamo visto dal post basso Casadei attaccare il ferro e mostrarci anche il suo repertorio realizzativo. Faenza deve continuare ad attaccare il ferro per non far rientrare gli avversari in partita, anche perché comunque tanto bella la palla recuperata e il canestro realizzato da Sesto con il numero 10 Trionfo, 18 Passaretti, scusate, quinto punto. Ed è importante comunque vincere con anche un ampio scarto, perché questo girone B difficilissimo, che vede formazioni come Bergamo Orzinuovi, Cento Piacenza e Urania Milano partire un pochino più avanti rispetto alle avversarie, le altre, visto che c'è grandissimo equilibrio, è importante vincerle tutte. Tanto con ampio scarto, fallo intanto di Villani, terzo fallo, e ancora Casadei e Lunetta. Ed è anche un po' per questo motivo che il meno 15 rimediato con il basket 2000 Reggio Emilia fa ancora di più arrabbiare, perché è comunque una diretta concorrente. Ricordiamo girone molto molto equilibrato che vedrà Faenza in Emilia contro Cento e Piacenza. Intanto 2 su 2 Casadei, ottavo punto per lui, 46-23, doppiata. Sesto vedrà in Veneto, in Lombardia, prima tripla segnata da Elia, quarto punto per lui, 46-26, più 20 per Faenza. Boero, scarico fuori per Pini, anche Pini risponde per le rime, 4-9, 2-6, sesto punto per Pini, seconda tripla per lui. Cilimbani intanto sta entrando nel, sta sedendosi nel cubo del cambio. Qui Faenza, anche per un discorso fisiologico e probabilmente anche di testa, un pochino mollato, 49-28, niente di che ovviamente, però sicuramente questo è un dato di fatto. Poi Donadoni segna la tripla, 52-28, settimo punto per Donadoni, partitone per il buon Alessio Graviano. Si prende la tripla, sbaglia e Pini recupera, 6 su 19 da 3. Partiamo da questo dato, che è molto distante rispetto a quello che aveva fatto vedere Faenza nella prima partita. Faenza è tornata a sbombardare da 3. È tornata a sbombardare da 3 anche perché è tornata a giocare, si è presa tiri ben costruiti. Abbiamo visto bene in quest'ultimo frangente dove sono arrivate due triple, ad esempio quella di Pini è arrivata dopo un'azione corale dove tutti i giocatori si sono passati la palla fino ad arrivare al penetra e scarica finale Boero Pini. Forse... 52-28, dunque
è il vantaggio per Faenza, è entrato Iattoni. Iattoni, Benedetti, Casadei, Donadoni e Pini. Ancora il Lunetta Casadei, che adesso può, ad un passo dalla doppia cifra, l'abbiamo un po' gufata, nel senso che a 9 punti adesso non diremo nulla per non... anzi a 8 punti, scusate. Metti il secondo, 9 punti, sono 9 come quelli di Perin, 53-28, e se proprio Casadei entra a Silimbani, vediamo se nell'ultimo quarto ci sarà spazio anche per Di Coste, l'unico giocatore nelle fila faentina a non essere ancora entrato in campo. Prova la tripla, Graviano sbaglia, rimbalzo di Silimbani e palla per Benedetti, che ora fa il playmaker. Iattoni, bella palla fuori per Donadoni, che per Pini, scusate, che mette la terza tripla, 56-28, qui ci scappa il trentello. E poi proprio Benedetti sbaglia, ma Silimbani, tap-in, vincente, 6 punti, 58-28. Come diceva il buon Dan Peterson, mamma butta la pasta, direi. Sì, Faenza ha fatto tutto quello che doveva fare in questo terzo quarto, non solo ha contenuto quelle che potevano essere le velità di rimonta degli avversari, ma ha anche allargato il divario, sta giocando coralmente in attacco, sta difendendo forte, e se gioca così non ce n'è. Ma infatti adesso chiaramente la rondine non fa primavera, come dice il proverbio, per cui non è che Faenza sia fortissima oggi e fosse scarsissima settimana scorsa, ma abbiamo sempre detto questa è una squadra che ha qualità, ha 10 giocatori 10, si è rinforzata con giocatori d'esperienza in estate, il passaggio al professionismo con tanti allenamenti a settimana, doppie sedute giornaliere si fa sentire. Purtroppo a Reggio Emilia è stata una giornata storta, oggi era importantissimo per il morale poter vincere con anche un ampio scarto, proprio per dare un'iniezione di fiducia in vista della prossima partita che si gioca, ricordiamolo, domenica 16 ottobre, sempre qui al Pala Cattani alle 18, contro Orzinuovi, squadrona costruita per andare in Serie A2, e Faenza è questa, è una squadra che forse anche sesto sicuramente non ha fatto grandi cose oggi, però Faenza ha mostrato un ottimo gioco, ha mostrato soprattutto una grande coesione, ed è da qui che si deve poi ripartire per disputare un campionato dove l'obiettivo, detta in maniera, uno degli obiettivi detto anche un po' sottovoce, è quello di provare a entrare tra le prime 8. Donadoni arma il braccio, sbaglia la tripla, termina intanto così il terzo quarto con questo tiro senza arte né parte di Raguzzi. 58-28 è la fine del terzo periodo. Ultimi 10 minuti di questo incontro, 58-28, Faenza con Donadoni, Benedetti, Silimbani, Pini e Iattoni, dall'altra parte Villani, Graviano, Elia, Melis e Laguzzi. Diciamo che anche in questo quarto si sta vedendo una chiave tattica molto molto importante, ovvero Benedetti e Donadoni, che entrambi si possono scambiare come play e guardia. Questa è sicuramente una bella novità e i due stanno facendo molto bene. Sì, stanno facendo bene, tra l'altro coppia molto giovane. Sappiamo che a ragazzi piace giocare con due, talvolta anche tre trattatori di palla in campo, e se poi i ragazzi giocano così è giusto che continui a farlo. Intanto Pini ingolosito dal fatto che ormai anche la difesa di Sestu non è delle migliori, ha provato la tripla, adesso poi lo stesso Pini non si capisce con Silimbani,
7 su 21 sono le triple, 3 su 5 quelle di Pini, 0 su 5 invece quelle di Boero, ma sinceramente daremmo un consiglio a Boero di tenersele per la gara con Orzinuovi, queste triple, dove occorrerà davvero una prestazione stramaiuscola per poter portare a casa il bottino pieno. Graviano prova il piazzato sfortunato, poi da sotto bravissimo Laguzzi, forse c'era anche un fallo, gli arbitri lasciano correre, la palla va nelle mani di Benedetti che la dà poi agli attoni, Pini, Silimbani, fallo commesso da Elia, quarto fallo per lui, giocatori che stanno probabilmente già pensando all'aperitivo, perché ricordiamo giocando alle 4:30 dopo si avrà una serata lunga che possono tranquillamente godersela. Fallo di Donadoni, quarto fallo, terzo fallo in attacco, se non è un record poco ci manca. Poco ci manca, ma ci può stare, il ragazzo giovane a volte, ad esempio qui ha forzato un po' la penetrazione, questi sono errori che anche di inesperienza, ma visto il punteggio ci può stare. Anche perché è una fischiata assolutamente ineccepibile proprio, non, infatti anche lo stesso Donadoni diciamo ha protestato più che altro per l'amarezza di essere sul filo dell'uscita per 5 falli, ma ripetiamo, ci sta tutto, ennesima palla recuperata intanto da Faenza, la 17esima sotto per Silimbani, gancione d'altri tempi di Sili, ottavo punto, e continuiamo adesso a vedere come stanno andando di pari passo i giocatori, 9 punti per Pini, Casadei e Perin, 8 per Silimbani. Tra l'altro un dato statistico interessante, bella lo stoppatona di Attoni ai danni del numero 16 Melis, Donadoni dall'altra parte, serve Attoni, scarico per Donadoni, palla sotto per Silimbani, stoppato anche Silimbani, poi nel traffico commette fallo forse lo stesso Silimbani, andiamo a vedere cosa dice l'arbitro, sì, terzo fallo di Silimbani. Diciamo che Faenza in due partite finora non ha mai avuto un giocatore in doppia cifra, perché nei 50 miseri punti segnati contro Reggio Emilia il migliore, se non sbaglio, è stato Iattoni con 9, e oggi appunto sono 3 giocatori a tiro, 4, ci mettiamo Silimbani con 8, vediamo chi riuscirà a questo piccolo traguardino di inizio stagione, vediamo chi lo riuscirà a superare per primo. Palla intanto sotto per Melis, 7:38 alla fine di una partita che si aspetta soltanto che finisca con Sesto che andrà subito a prendere l'aereo per tornare a Cagliari, e questo è il motivo dell'anticipo. Invece ricordiamo che Faenza giocherà comunque alle 18 il 22 gennaio a casa di Cagliari, a casa di Sesto, scusate, che poi è a pochi chilometri da Cagliari. Bella palla recuperata da Iattoni, poi probabilmente commette anche qualche infrazioncina varia, poi dall'altra parte, sì, diciamo che è successo un po' di tutto, per usare un termine calcistico, l'arbitro ha lasciato correre, anche perché effettivamente Iattoni si è andato a scontrare contro uno dei due arbitri, per cui non poteva far nulla. Donadoni non ci pensa su, lui prende, tira e fa canestro. Non ci pensa su, molta decisione in Donadoni, la tecnica ce l'ha, quando prende i tiri con la testa giusta li può mettere a segno. Abbiamo parlato nel terzo quarto di soluzioni tattiche interessanti che potevamo vedere visto il punteggio. In questo quarto, Faenza sta difendendo a zona, forse un esperimento, insomma, comunque qualcosa di interessante anche dal punto di vista tattico da vedere. Di Coste e Penserini entrano al posto di Benedetti e Silimbani, e Donadoni ha fatto il suo 10° punto, dunque è il primo ad andare in doppia cifra di questa stagione, ma è la sostanza di questo ragazzo chiaramente importante. Attenzione adesso al numero 20 di Coste, giocatore di 2,18 m che è tornato in Italia dopo un paio d'anni nel college americano,
deve ritrovare un po', diciamo, di riprendere un attimo le misure al campionato italiano e soprattutto un campionato duro come la Serie B che non ha mai affrontato. Ma lui, quando è andato via dall'Italia, era tanto 6 punti per Elis, 63 a 31. Dicevamo, quando era in Italia era anche nelle nazionali giovanili, quindi assolutamente è un giocatore che le qualità le ha. Adesso vediamo questi 6 minuti e 30 come saprà recuperarli. Intanto bella stoppata ai danni di Pensierini, e lì ha un no look un po' così, sbaglia per Laguzzi, 63 a 31. Donadoni che resta in campo con pur avendo 4 falli, giustissima questa decisione. Di Coste, tiro corto, Iattoni stoppato, adesso si gioca un pochino all'arma bianca, effettivamente tanto non c'è obiettivamente troppo da dire. ...5.57 al termine, Sesto dunque si avvicina alla seconda sconfitta consecutiva. Faenz invece esordisce con 2 punti in questa stagione, nel migliore dei modi, davanti al pubblico amico. Tra l'altro c'è anche un bel colpo d'occhio oggi per la partita delle 4:30. Ricordiamolo che da quest'anno è nata la nuova zona, quella della curva dietro al canestro di Faenza, ripercorrendo gli anni d'oro del basket, dove appunto lì c'erano i tifosi, è molto piena, e questa è una novità molto importante. Sono più, diciamo, spalmati rispetto alle altre volte, è davvero una bella cornice di pubblico. Donadoni, palla sotto di Coste, poi inversione di 24, infatti anche il 63 secondo me a 30, secondo me ha ragione, infatti il live del netcasting, secondo me erano a 28, ha fatto 2 su 2 Graviano, scusate Elia, chiaramente cambia poco, però vediamo dopo cosa diranno le statistiche. Iattoni intanto fuori per Pini che sbaglia, poi sotto per Di Coste, e Di Coste è stato anche lui accolto dal Cattani con un bel applauso. Benvenuto Di Coste, ci sarà bisogno anche di lui quest'anno. Sì, beh, un giocatore, diciamo, che anche grazie alla sua altezza può fare senz'altro comodo all'Arecchico. Rimane in campo Donadoni con 4 falli, ora si prende anche la tripla, la sbaglia. Sono minuti importanti per lui ora, perché sta giocando anche da playmaker, cosa che non gli capita spesso. Iattoni fa tutto bene fino al canestro, ma al canestro sbagliato, ma davvero bella questa palla recuperata. Ora c'è questa stoppata ai danni del numero 18 Passaretti, non chiede neanche più time out l'allenatore di Sesto, si aspetta davvero solo che finisca. Donadoni intanto tra gli applausi del Palacattani, che ha già adottato questo classe 97 nativo di Monza, ex Lissone, è già venuto qui a giocare a Faenza con la maglia appunto di Lissone l'anno in cui Faenza andò in Serie B. Giocatore che comunque, dicevamo poco fa nella pre-season, ha fatto vedere ottime cose, davvero oggi ha dimostrato di fare molto molto bene. Boero era più un cross per Di Coste, questo tiro da tre, i due non si capiscono. 65 a 31. Dormita, diciamo, colossale da parte di tutti i giocatori di Faenza. Non è un grosso problema, eh. E dall'altra parte risponde per le rime Pensierini, nono punto, 6-7 a 3-3. Certamente è importante anche appunto vincere con un ampio scarto, soprattutto per una differenza reti sia complessiva sia presa canestri, ovviamente, scusate, per sia complessiva sia per quanto riguarda appunto la sfida con Sesto. Esce intanto il numero
13 Laguzzi, miglior marcatore del match con 12 punti, è entrato il numero 21 Manetti. 3:50 alla fine del match, Graviano pensa, continua a lottare, a difendere forte, fa benissimo coach Regazzi a non mollare, a non far mollare la squadra in questi minuti. Poi Di Coste si scontra con un avversario, vediamo di chi è il fallo. Fallo di Pini. Entra il numero 9 Floridia, c'è gloria chiaramente anche per i più giovani. Esce il numero 5 Elia. E adesso mancano 3:34. Possiamo iniziare a pensare a orsi nuovi con due punti in cascina. Occorrerà sicuramente questo spirito, ma l'avversario sarà nettamente diverso. Sì, però Faenza deve anche pensare, diciamo, all'acqua del suo mulino e continuare su questa strada è certamente quello che bisogna fare. Magari anche il pubblico che ha visto i propri beniamini vincere davanti ai propri occhi sarà in grado di supportare al meglio la squadra, visto che è anche la prossima partita in casa. Esatto, diciamo poco fa che questo Palacattani deve tornare assolutamente ad essere un fortino, e la prima prestazione è sicuramente delle migliori. Rimbalzo di Di Coste, più 34 fuori per Pini. Dall'altra parte per Boero, sbaglia ancora Boero, oggi non ha segnato ed è l'unico giocatore di Faenza a non aver segnato. Penserini, Boero sotto per Di Coste, fallo. Il numero 18 Passaretti, in effetti se cade in questo modo Di Coste qualche colpo deve averlo preso. Esce Pini, entra Benedetti. 2:42. Rimessa per Penserini, Boero si complica la vita, poi subisce un colpo da parte del di un avversario e dunque la palla comunque nelle mani di Sestu, che segna con Passaretti, che va a segnare sul settimo punto, 67-35. Boero, Penserini, Di Coste, coast to coast. E bel canestro di Vaccargiu, giocatore che è entrato nei 10 al posto di Pilo. Palla contesa, 1:52, diciamo è ora che possiamo anche iniziare un attimo a parlare, a trarre un po' le fila di una partita che fondamentalmente da metà del terzo quarto che ha poco da dire. Il migliore in campo chi è secondo te? Ma probabilmente la prestazione migliore l'ha fatta la squadra come collettivo, e si vede anche dalla distribuzione dei punti, forse un po' falsata dal garbage time finale, ma quando diciamo c'era ancora partita e tutti i punti erano ben distribuiti nei parziali. Mi ricordo molto bene Casadei, che è stato fondamentale anche quando non ha realizzato, ma comunque tutti i giocatori hanno giocato bene. E sì, adesso partita in ghiaccio, Faenza deve solo amministrare, lasciare scorrere il tempo. Ed è giustissimo il tuo ragionamento, non è assolutamente una frase fatta del migliore in campo la squadra, perché veramente tutti hanno messo il loro mattoncino davvero molto molto bene. Ora, dopo questa importantissima iniezione di fiducia, intanto 0 su 2.
rimbalzo di Ricoste. Dopo questa iniezione di fiducia si va avanti con grande, grande fiducia, appunto. E adesso vediamo contro Orzinuovi cosa succederà. Iattoni perde palla. Ragazzi, lo invita all'attenzione. Palla nelle mani del giovane Floridia, che sbaglia, poi si prende anche il rimbalzo. Solo maglie bianche però sotto, Ricoste non salta neanche, anzi quasi non alza neanche le braccia, quasi prende il rimbalzo. E dunque dall'altra parte Boero sbaglia ancora la tripla. Gigi oggi proprio non ne vuole sapere di tirarle, di segnare. 0 su 8 per lui, ma va bene anche così. 6-7-3-7 dunque. Pensa, piazza al Trentello, ricordiamolo, il più 35 è il massimo vantaggio, 65-30. 42 secondi alla fine. Pubblico che comunque è tutto qui sugli spalti, non è andato via perché comunque vuole applaudire fino alla fine la squadra. Fallo di Passaretti su Di Coste. Di Coste ha due liberi. Due liberi per Di Coste. Segna il primo. Di Coste lungo anche abbastanza, con una mano da guardia, non dico atipico perché i lunghi con le mani buone ce ne sono, però ricordiamo la tripla segnata anche in amichevole contro Lugo. Ha davvero una mano da esterno. 6-9-3-7 più 32. È, se non vado errati, la vittoria più ampia, anzi sicuramente la vittoria più ampia di Faenza in Serie B. Ma ripeto, ci voleva e ci voleva ancora. Entra in campo anche Donadoni adesso, regalando probabilmente una standing ovation per Penserini. Grande Penserini, Penserini quest'anno che sta bene, è un altro giocatore rispetto all'anno scorso. Sì, abbiamo visto una gran partita di Penserini e lui può aiutare Faenza sotto molti punti di vista, passa bene la palla, sa realizzare e anche difensivamente può dare il suo apporto. Finisce qua, 69-37, Faenza non vince ma stravince il debutto casalingo. Io vi do appuntamento a domenica 16 ottobre, qui alle 18, contro Orzinuovi. Da Luca Del Favore e Mario Flaure, un saluto, alla prossima gara della Rechico.